Ancora paura a Kiev, le sirene antiaeree hanno risuonato per ore. Migliaia di cittadini che hanno trascorso tutta la notte nei rifugi è la diretta conseguenza dell'ennesima offensiva russa sulla capitale con droni e missili. Le difese però anche questa volta hanno funzionato, intercettando gran parte della minaccia e scongiurando il peggio. Si contano al momento 3 feriti in 2 distretti lontani dal centro. Più a sud, sulla costa del Mar Nero, anche Odessa è stata un bersaglio di missili e droni, anche di fabbricazione iraniana. Hanno sorvolato i cieli della terza città del paese, anche in questo caso la maggior parte sono stati neutralizzati. Tutto questo mentre la guerra sul campo si concentra ancora in Donbass e intorno alla città di Bakhmut, sotto assedio russo da oltre 8 mesi. Qui l'offensiva di Mosca è praticamente tutta nelle mani della brigata Wagner, pronta ad andarsene o forse no. Putin ci ha garantito i rifornimenti, armi e munizioni. Restiamo in prima linea, dice Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari al soldo del Cremlino, smentendo il ritiro dal fronte annunciato ieri per il 10 maggio. Intanto a Mosca è tutto pronto per la festa di domani, in cui in Russia si celebra la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del nazismo. La Piazza Rossa è pronta per la parata militare, ma senza esagerare, i toni saranno minori rispetto al passato per questioni di sicurezza.